Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il mio nome è Luca e nel mio canale parliamo di digital marketing, crescita personale e investimenti. Come potete notare, oggi sono in una location un po' diversa, infatti mi trovo in un Airbnb a Milano perché sono tornato da Fuerteventura recentemente e ho deciso di fermarmi qua qualche giorno per concentrarmi su dei progetti che sto sviluppando. A proposito di Fuerteventura, per chi mi segue su Instagram lo sa che temporeggiando, sto procrastinando continuamente. Ho registrato un vlog, in realtà due vlog, che però sto ancora editando. Sono un pessimo youtuber, però vabbè, ci provo e sto cercando. In realtà è molto più difficile di quello che sembra. Lo sto capendo adesso. Ma andiamo al punto di questo video, ossia le 5 migliori abitudini riguardanti il denaro che io personalmente ho imparato a implementare nella mia vita e che sono sicuro che possono essere utili a qualcuno di voi. Allora, punto numero uno, per diventare consapevoli al 100% e quindi responsabili al 100% delle proprie finanze personali, è fondamentale tracciare tutto, quindi accumulare dati e poi analizzare. Io per fare questo utilizzo fogli di Excel che adesso vi vado a mostrare, dopo troverete anche linkati in descrizione se li volete utilizzare. Io utilizzo i fogli di Excel per tracciare veramente ogni euro che entra e che esce. All'inizio questa è un'abitudine molto difficile da implementare nella propria vita perché può risultare macchinosa. Per riuscire ad essere costante appunto nella catalogazione delle mie spese, visto che è un processo difficile, insomma, andando avanti con i giorni, ricordarsi ogni giorno di segnarsi i soldi che entrano e i soldi che escono, io utilizzo la regola dei 2 giorni, ossia non possono passare più di 2 giorni di pausa da un'abitudine, e questa è una cosa applicabile a qualsiasi abitudine che uno cerchi di implementare nella propria vita, quindi ad esempio con la palestra, con l'allenamento, lo studio, eccetera. E quindi non posso saltare in questo caso la catalogazione delle spese per più di 2 giorni di fila. Adesso andiamo a vedere il foglio Excel che utilizzo io per il tracking. Allora, personalmente io utilizzo questo foglio di Excel in cui inserisco tutte le entrate e le uscite mensili categorizzandole. In questo modo ho sia una visione dall'alto dell'andamento delle mie spese e entrate annuali, sia una visione a livello micro in cui visualizzo nello specifico ogni movimento giornaliero. È un foglio molto semplice, comunque per chi volesse utilizzarlo lo trova in descrizione con un link, è un Google Sheet, quindi basta creare una copia, salvarlo sul computer e potete utilizzarlo anche voi. Il secondo punto, che più che un'abitudine è un'impostazione mentale, è il seguente. Dobbiamo concepire ciò che riusciamo a risparmiare, a trattenere ogni mese come quello che effettivamente riusciamo a guadagnare. Non dobbiamo infatti pensare al nostro stipendio mensile o a ciò che riusciamo a fatturare ogni mese come il nostro guadagno effettivo. Questo perché parte dei nostri guadagni verrà inevitabilmente utilizzato per delle spese. E il guadagno sta proprio nei soldi che noi riusciamo a trattenere, nei soldi che noi riusciamo a non spendere. Questo è un concetto molto semplice che però si tende a dimenticare molto facilmente, o almeno io tendo a dimenticare. Infatti, magari quando guadagno di più certi mesi, visto che non ho uno stipendio mensile fisso, mi sento in diritto di poter spendere di più e in realtà non è così che funziona. Se una persona cerca di essere più responsabile con le proprie finanze, magari vuole investire, ha dei progetti futuri, diciamo, ha una visione a lungo termine. Terzo punto, basta comprare cose, oggetti che non ci danno un ritorno monetario in percentuale o mentale, e dopo andiamo a capire anche che cosa intendo con questo, o il cui prezzo non fa altro che diminuire con l'usura o con il tempo. Ad esempio, investire dei soldi in strumenti finanziari, come possono essere le azioni, mentre invece per quello che riguarda le cose, gli oggetti che ci possono dare un ritorno mentale, possiamo parlare ad esempio di questo posto qua. Ad esempio, nel mio caso, la mia idea era quella che mi avrebbe fatto bene per concentrarmi su un progetto a cui sto lavorando, oppure ad esempio può essere investire dei soldi in un'applicazione come può essere Brain FM, ne avevo parlato nel video precedente, o che ne so, qualcosa che può farci sentire meglio, non nel breve termine, quindi non è che ci rende felici per poco tempo, ma che a lungo termine può migliorarci la vita, diciamo. Un esempio pratico può essere l'acquisto di un'auto. È una decisione molto più intelligente, quella di comprare una macchina, magari usata, che mi faccia risparmiare, per magari investire quei soldi, quindi si parla di costo dell'opportunità, piuttosto che una macchina più costosa che rallenti il mio processo di accumulazione, ad esempio con gli investimenti, oppure se si parla di
imprenditoria, rallenta il mio processo di investimento sulla mia attività. Punto numero 4, e questa è una cosa che si può implementare da subito, è quella di un risparmio intelligente, ossia dividendo i soldi in conti diversi, ciascuno con un proprio obiettivo. Ad esempio, avere un conto per le spese di tutti i giorni. Uno con la liquidità per gli investimenti e uno per i risparmi intoccabili, tra virgolette, a lungo termine. Personalmente i miei soldi li ho divisi su N26, HYPE, che è la mia carta principale, e la PostePay Evolution, e poi ho dei soldi in giro tra investimenti, quindi magari ho un conto aperto su Trading212 e i soldi su Stripe che mi arrivano dai clienti. Quinto e ultimo punto, che si ricollega un po' al punto numero 3, è quello di evitare come la peste finanziamenti, leasing, carte di debito per acquistare beni che, il cui prezzo diminuisce col tempo, con l'usura, a meno che questi non siano utilizzati per degli asset che aumentano di prezzo o si pagano da soli. Come esempio pratico mi viene in mente adesso solamente investire soldi in immobiliare per poi affittare. Ma utilizzare finanziamenti per comprarsi un'auto che non ci possiamo permettere, o stessa cosa vale per il leasing, o comprare dell'elettronica, questa è la cosa peggiore, con dei finanziamenti, magari con degli interessi, è un qualcosa che realmente, e mi preoccupa moltissimo perché vedo sempre più ragazzi della mia età o un po' più grandi che utilizzano questi strumenti qua per impressionare gli altri, comprando delle cose che in realtà non si possono permettere, e questo gli crea veramente dei problemi a lungo termine con le loro finanze. Bene, questo era il video, è stato abbastanza breve, è da mezz'ora che registro circa. Però sono cose che ci tenevo a dire, magari per alcuni di voi potrebbero essere molto scontate, per altri magari no. Ad esempio, per me all'inizio del mio percorso con attività online e gli investimenti non erano cose che davo per scontate. Applicare queste cose però senza prima avere fatto un'analisi accurata della propria situazione e di se stessi è inutile e potenzialmente può farci perdere tempo, denaro e energie. Bene, io ti ringrazio per essere arrivato fino a questo punto, ti invito a lasciare un like se il video ti è piaciuto ed iscriverti al canale, attivare la campanella, condividere tutte quelle cose lì, le cose che si ripetono sempre da YouTuber, che però realmente aiutano l'algoritmo di YouTube a farmi crescere, a farmi vedere a più persone possibile. Detto questo, se sei interessato a metterti in proprio e diventare un consulente di marketing o avviare la tua agenzia e diventare totalmente indipendente, avere la libertà di viaggiare e gestirti da solo, lavorare in remoto, un po' come ho fatto io che sono andato a Fuerteventura e adesso sono a Milano, puoi prenotare con un link che trovi in descrizione una consulenza gratuita con me, una chiamata, una conversazione di circa 30 minuti in cui ci scambiamo delle idee e per capire anche se potresti essere un buon candidato per entrare nel percorso di coaching che ho avviato quest'anno, in cui aiuto ragazzi e ragazze, per adesso sono italiani e americani, ad avviare la propria agenzia di marketing online o diventare un consulente. Bene, questo era tutto, io ti ringrazio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.